Ciao a tutti da Mero Carboni, in questa lezione vedremo la seconda parte della Tarantella napoletana. È questa qui, la seconda parte. Questo brano è contenuto nel mio metodo a numeri, per organetto maggiore e minore. La prima parte, già diciamo nel video precedente, ho eseguito tutta la partitura, quindi non ci sarà bisogno di eseguirla, diciamo, questa seconda parte, perché già è stata eseguita. Andate ad ascoltare perché sta venendo. Questo è il metodo a numeri, ovviamente c'è bisogno di un organetto maggiore e minore per eseguirlo, quindi altrimenti con un organetto, diciamo, solo in maggiore, inutile che ci provate. Allora, la seconda parte inizia dalle ultime due note della prima pagina, quindi siamo in quarta posizione. A chiudere abbiamo tre do cerchiato. Queste due note sono staccate, quindi possiamo mettere un puntino rosso sul 3 e sul 2 cerchiato, quindi pa, come se scottano. Facciamo per 5 minuti questo. Siamo in quinta pos in quarta posizione a chiudere 3, 2 cerchiato che scottano. A chiudere col tasto minore schiacciato. Chiaro? Mettete in pausa e fatelo. Bene, andiamo avanti. Dopo queste due note, che saranno queste, che le abbiamo imparate benissimo, aggiungiamo 4, 2 cerchiato, 4. Quindi il 4 è qui, il 2 cerchiato indica che il secondo dito suonerà il tasto che sta davanti, quindi non questo, ma questo. Il 2 cerchiato è questo, quindi il 2 cerchiato indica che il dito va in avanti. Quindi 4, 2 cerchiato, 4. Quindi chiaro? Molti mi chiedono, ma qual è il 2 cerchiato? È il dito che si muove in avanti, quello è il 2 cerchiato. Se sono qui sarà questo, se sono qui sarà questo, qui sarà questo. Quindi il 2 col cerchietto indica il movimento del dito, non indica il tasto. Quindi ho il 4, 2 cerchiato, 4. Facciamo questo per... Queste sono legate, Napoli, Napoli. Quindi 4, 2 cerchiato, 4 legate, Napoli, 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 Napoli. Mettete in pausa e fatelo per 5 minuti. Così. Andiamo. 4, 2 cerchiato. Bene. L'avete fatto? Benissimo. Quindi colleghiamo il primo pezzo, che era questo, a queste che sono legate. Quindi pa, pa. E sarà così. Pa, pa. Fatevi 10 minuti di questo ora. Pa. 10 minuti per collegare il primo blocco di note a quest'altra di ora. Quindi la prima cellula di note a queste, quindi pa, pa, ancora pa, pa, Napoli, ancora pa, ancora questo, ancora, 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 ripetiamo ancora, mettete in pausa e fatelo per 10 minuti, va bene? Ancora, quindi bene. L'avete fatto? È uscita così. Quindi ora aggiungiamo a queste note il 3 cerchiato, che vuol dire che, cioè, ci indica che il terzo dito si deve spostare in avanti. 3 cerchiato, 4, 2 cerchiato vuol dire 2 in avanti. Quindi qua, quindi ripetiamo, 3 cerchiato, 4, 2 cerchiato, sempre a chiudere, tutto a chiudere, quindi 3 cerchiato, 4, 2 cerchiato, quindi 3 cerchiato vuol dire il terzo dito, ci indica il terzo dito in avanti, il 4, il 2 col cerchio ci indica che il dito, cioè il secondo dito va in avanti, l'indice, quindi è questo. 3 cerchiato, 4, 2 cerchiato, quindi a chiudere questo, eh. Ancora questo. Questo fatelo per 10 minuti, mezz'ora, eh? Il tempo necessario per assimilarlo bene. 3 cerchiato, 4, 2 cerchiato, ancora. 3 cerchiato, 4, 2 cerchiato. Riuscire Napoli, 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 Napoli. Mettete in pausa e fatelo. Bene. L'avete fatto e uscirà così. Ora lo colleghiamo alle, diciamo, ai blocchi di prima che abbiamo fatto, quindi il primo blocco era questo, pa, pa, il secondo blocco 4, 2, 4,
Il terzo blocco è questo di ora. Il primo era questo qua. Il secondo 4-2-4. Il terzo 3-cerchiato, 4-2-cerchiato. Cercate ora di collegare il tutto. Il primo blocco al secondo l'abbiamo già collegato, quindi ora passeremo dal secondo al terzo. Però mi fermo ogni blocco giusto per fare anche un buon punto della situazione per chi magari incontra difficoltà. Quindi primo blocco, secondo, terzo, li leggo ora. Ancora. Diciamo, voi quando ristudiate potete anche fermarvi e man mano cercare di ridurre quella pausa interna, cioè ad esempio così. Poi la togliete. Come notate, man mano la pausa dura di meno, ovviamente ci vuole esercizio. Dopo che avete fatto un'ora, 2 ore, 3 ore, sicuramente uscirà. Prime 2 note staccate, ricordatevi. Le altre legate. Napoli. Va bene, a questa velocità all'inizio. Va bene, fermatevi e fate questo. Faccio vedere ciò che stiamo facendo. Stiamo ripetendo dalle ultime 2 note, 3-2-cerchiato, in più la pagina nuova, 4-2-4, 3-cerchiato, 4-2-cerchiato. Fate un fermo immagine, ricordatevi che ci sono quelle 2 note della pagina di prima, che è il 3-2-cerchiato staccato. Staccato come se scottano le note. Questo, eh? Quindi pa, Napoli. Faccio più lente. Benissimo, ripetetelo. E andiamo avanti. Ora l'avete fatto bene. Andando avanti, vabbè, ripeto, andiamo avanti. Ora ripete gli stessi blocchi, vedete? 4, 2, 4, 3, 4, 2. Fa la stessa cosa. Quindi ascoltate bene, fa. Quello che abbiamo fatto finora è questo, il primo blocco, il secondo e il terzo, lo faccio ascoltare ora, si ripetono di nuovo, secondo e terzo blocco, è la stessa cosa, notate? Ripeto di nuovo la stessa cosa, fatelo fermandovi, fate le prime 2 note staccate, vi fermate. Ora, secondo e terzo blocco legato insieme, va ripetuto di nuovo questo 2 volte. Quindi studiatelo così, 2 note staccate. Ora, secondo e terzo blocco di note o di celle, insomma, fate voi la stessa cosa, quindi 4, 2, 4, 3, cerchiato, 4, 2, vi ripeto di nuovo uguale. Fatelo per un'oretta queste, quindi man mano che avete assimilato bene il movimento delle dita, cercate di legarlo, quindi ottenendo questo. Chiaro? Tutto a chiudere. Quindi fermate il video, quindi faccio vedere ciò che stiamo suonando. Le 2 note della pagina prima, che è 3-2-cerchiato, note che sono qui sotto. Eccole qua, qua sotto, con le 2 note col puntino sopra. La pagina nuova, ecco qua, 4-2-4, se notate, poi prendo una matita, altrimenti tutto in diretta, 4-2-4, 3-cerchiato, 4-2, si ripetono qui, quindi questo è uguale a questo. Quindi notate, potete fare un fermo immagine, questo qua, queste 6 note, quindi Napoli, Napoli, sono uguali a questi qua, quindi sono identiche, quindi non andate di fretta, in un giorno, cioè, potete fare solo magari questa parte che ho fatto finora, non ascoltate tutta la lezione imparando tutto un giorno, imparate però benissimo e fatta bene a tempo con le note legate, le note staccate, quello che ho detto finora. Poi immaginiamo che avete imparato benissimo il primo giorno, il secondo giorno sarà questa lezione, mettete in pausa, vi segnate magari da parte i minuti e proseguite in avanti. Ora sapete fare, diciamo, questo. Chiaro? Andando avanti abbiamo le prossime note sono ad aprire, quindi 3 cerchiato, 4, 2 cerchiato. Quindi se notate c'è poco da capire qua. Abbiamo fatto le 3 note di prima a chiudere, erano queste. Sono le stesse ad aprire. Cambia solo l'inversione del mantice, solo la mano destra effettuerà lo stesso movimento. Notate, queste erano a chiudere. Ora apro solo.
chiaro, non tanto, quindi farò, vabbè, faccio vedere lì, la partitura più semplice. Notate, qua ho 3 cerchiato, 4 2 cerchiato, ad aprire stessa cosa, 3 cerchiato, 4 2 cerchiato, praticamente la mano destra effettua lo stesso movimento, cioè a chiudere. Quindi voi che farete? Vi studierete queste, le 3 note a chiudere e le 3 note ad aprire, che sono le stesse. Quindi fate le 3 a chiudere, vi fermate e le stesse le fate ad aprire. Le fate a chiudere, già le sapete fare a chiudere, le avete fatte prima, erano queste di ora. Ad aprire, quindi le aprite, a chiudere. Ora cercate di legarle, quindi di non fermarvi nell'inversione del mantice. Anche lenti magari. Mettete in pausa e fatelo per una mezz'oretta questo. Bene, l'avete fatto, quindi uscirà così. Così, eh? Leghiamo tutto dall'inizio, cioè dall'inizio, dalla seconda parte ovviamente. Le due note staccate. Poi il secondo e terzo blocco, che è questo, che si ripetono due volte. Di nuovo la stessa cosa. Le ultime tre note ripetute ad aprire. Quindi tutto questo cercherò di legarlo lentamente così si capirà meglio. Quindi primo blocco, secondo, ripetizione del secondo e terzo blocco, ripetizione delle ultime tre note. Ripeto di nuovo, basta farlo 2 o 3 ore, riuscirà sicuramente. Alla fine uscirà così. L'importante è farlo lento, non esagerate con la velocità. Lento, però assimilate bene ciò che dovete fare. Ben assimilato il tutto. Quindi di nuovo. Ad aprire subito dovrebbe essere questo. E aggiungete 3, 2 cerchiato, 4 sono delle note, diciamo, le tre note successive. E chiudo col 3, quindi facciamo solo questo blocco di note, l'ultimo blocco di note per chiudere questo primo rigo della seconda pagina. Apro con 3, 2 cerchiato, 4. Chiudo col 3. Ancora 3, 2 cerchiato, 4, chiudo col 3, quindi fatelo per mezz'ora questo, ad aprire queste tre note, 3, 2 cerchiato, 4 e chiudete col 3, quindi mettete in pausa e fatelo. State seguendo questo, potete vederlo. Come partitura ve l'ho segnato qua, questo qua, tararara, questo stiamo facendo. Ok, l'avete messo in pausa, l'avete ripetuto, uscirà così. Ora legate tutta la frase, diciamo tutta la seconda parte, che così lo faccio lento, eh. Chiaro? Qua potete, diciamo, vabbè, andiamo avanti, poi pensiamo ai bassi, se no diventa complicato. Quindi vabbè. Proviamo, vi spiego i bassi come funzionano. Qua i bassi, nella seconda parte, sono, diciamo, mettiamo uno stop. Tutti e due i bassi insieme. Basso accordo schiacciato insieme, quindi sarà così. Solo sul 4 mettiamo basso accordo. Sul Na, Napoli. Napoli, Napoli, poi ripete la stessa cosa, Napoli, Napoli, chiaro, quindi non prolungate il basso accordo, staccato, come se scottano pure quelli, così, quindi staccato di nuovo, ad aprire metteremo su ogni volta che pronunciamo Napoli, su basso accordo insieme, Napoli, di nuovo, Napoli. Qua lo possiamo prolungare.
meglio, vabbè, facciamo staccato, è meglio, dai. Sarà così. Quindi sarà lentamente. Tutti e due i bassi sul 4, solo sul 4, però continuo a fare le legate qui. Fate questo esercizio. Ripetete mezz'ora, uscirà semplicemente così. Le tre note successive senza bassi, poi le tre note successive sono uguali a quelle di prima, ad aprire il basso accordo sul 3 cerchiato, poi sul 3 di nuovo il basso accordo, a chiudere sul 3 tutte e due. Notate sotto ci sta un segnetto come una L capovolta. Lì ci indica che dobbiamo mettere tutti e due i bassi insieme, cioè li chiamiamo stop, quindi i bassi premuti insieme. Notate, capita sul 4, poi sulle tre note successive niente, potete fare un fermo immagine. Poi capita di nuovo sul 4, le tre note successive niente, poi ricapita sul 3 cerchiato e sul 3, diciamo, sul 3 e il 3 a chiudere. Vabbè, ovviamente ripetetelo per un'ora, 2 ore e quindi uscirà così alla fine. Andando avanti, è più o meno la stessa cosa. Abbiamo 3 e 2 cerchiato staccato. Un po' uguale. Scendiamo, andiamo in quinta posizione. Ora abbiamo 3 e 2 cerchiato staccato. Ripetiamo di nuovo. A chiudere poi 4-2-4 come sopra. E potremmo farlo, per chi incontra difficoltà, può ripetere lo stesso rigo di sopra, quindi ripeterlo 2 volte. Cioè 2 volte e poi con ritornello altre 2 volte, quindi è come se ripeti il rigo di sopra per 4 volte. Chi incontra difficoltà può fare questo, ripete quello che abbiamo imparato finora per 4 volte, hai imparato la parte. Invece nel secondo rigo ho messo una variazione, un po' di movimento, che è così. Abbiamo 4-2-4 che è come sopra. Dobbiamo andare in quinta posizione, abbiamo 2 cerchiato, 3-2. Quindi faremo 2 cerchiato, 3, 2, quindi chiaro? Quindi ci sta solo questo spostamento, ascoltate bene, quindi 3, 2 cerchiato uguali come sopra, staccati, poi le prime tre note sono uguali, Napoli, andiamo in quinta posizione a chiudere, abbiamo 2 cerchiato, 3, 2 cerchiato, solo questo, ripetiamolo per un'oretta. Vedi? Come sopra, qua andiamo in quinta posizione, 2 cerchiato, 3, 2. Vedi? Tolgo i bassi, così forse per qualcuno potrebbe essere motivo per confondersi, quindi le tre note successive in quinta posizione. Potrei fare questo, come notate, avvicino invece di saltare, così. Avvicino. Dopo che avete ripetuto un'oretta avete capito bene i tasti, quindi dopo fate questo. 4, 2, 4, avvicinate. È come andare in quinta posizione, però facciamo questo per creare il legato. 2 cerchiato, 3, 2 cerchiato, quindi fatelo per un'oretta questo, fin quando esce così, Chiaro? Mettete in pausa e fatelo. E questo, vabbè, faccio vedere cosa stiamo facendo. Metto un puntino su queste due note. È tutto in diretta, presa diretta, insomma, senza fare tagli, altrimenti non avrei tempo di fare questi video. Quindi 3, 2 cerchiato. Siamo qua, 4, 2, 4 è come sopra, notate, uguale. Cambia qui che va in quinta posizione e suona 2 cerchiato, 3, 2 cerchiato. Su questo dovete, diciamo, ripeterlo tantissimo, che l'unico elemento è nuovo, perché gli altri elementi sono già, insomma, stati assimilati prima. Quindi ripetetelo, fate un fermo immagine, ripetetelo tante volte. Segnatevi questo fermo immagine, così poi magari potrete ritornare indietro, insomma, e quindi studiarvi tutta questa frase. Allora, ripetiamo questo, l'avete ripetuto quindi tante volte mettendo in pausa, giusto? Benissimo, quindi sarà così. Se non esce così vuol dire che dovete ripetere un giorno solo questo che ho fatto ora, questo. Perché andando avanti,
è la stessa cosa di prima. L'unica cosa che cambierà è la posizione. Prima la suonavamo, vi faccio vedere in partitura, dai, forse è più semplice, prima diciamo graficamente. Vedete, abbiamo le stesse 4, 4, due cerchiato, sono le stesse dita per capirci. Non è la stessa cosa musicale, però è lo stesso movimento delle dita. Cambia solo che siamo in una posizione diversa, quindi perché hai memorizzato bene il rigo di sopra? Non avrà nessuna difficoltà per chi sta vedendo questa lezione, va a presa diretta, cioè prosegue avanti, senza aver assimilato bene le cose, ovviamente avrà difficoltà. Quindi ripetiamo questo secondo rigo della seconda pagina. Parto dalle ultime due note del primo rigo, che è così, quinta posizione. Ora, come sopra facevo qui, vedete? La stessa cosa la ripeto. In quinta posizione, vedete che succede? Sempre a chiudere. Cambiano solo tre note, però insomma vi faccio capire bene. Ora parliamo solo di questa battuta, quindi ripeto. Quinta posizione. Ora, uguale, diciamo le stesse note di sopra, cioè scusate, non stesse note, stesso movimento delle dita. 4, 2, 4, 3 cerchiato, 4, 2. Quello che facevo sopra era questo. Questo era il rigo di sopra. Ora cambia solo che sono in quinta posizione. Stessa cosa. Quindi ripeto, questo in quinta posizione. Se l'ho imparato bene sopra, non avrò nessuna difficoltà a farlo qua. Se incontro difficoltà, vuol dire che devo fermare, devo tornare indietro e ripetere i pezzi precedenti. Quindi collegando, diciamo, queste dalle due note. Ultime due note del primo rigo della seconda pagina saranno queste, quindi quinta posizione, chiaro, e ripeto questo ancora, quinta posizione, quarta posizione, quinta posizione, ora 4, come sopra, solo in quinta posizione, chiaro, di nuovo. Ancora questo. Andando avanti ad aprire ora, due cerchiato, tre, quarta posizione, quindi tre, due cerchiato, quattro, e chiudo col tre. Potremmo farlo con lo stesso movimento che abbiamo fatto sopra, questo qua però. Chiaro? Potremmo sì semplificarlo in questo modo. Vabbè, vi metto qua salendo prima in quarta posizione, facendo saliamo di una posizione ad aprire stesso movimento di sopra. Per chi incontra difficoltà a fare questo passaggio, che sia, vi faccio capire. Ora, ad aprire la frase nuova è questa: due cerchiato, tre. Saliamo di una posizione in quarta posizione e poi 3 come sopra, 3, 2 cerchiato, 4 e il 3 chiudere. E questo. La cosa, la semplificazione quale sarebbe? Ripetere la stessa frase che c'è scritta sopra. Quindi solo che va il 3 qua. Sarebbe più semplice, facciamo così allora, ve la faccio vedere a video, si può, in tutti e due modi va bene, dipende, magari vedete mezz'ora uno, mezz'ora l'altro, vedete quale vi va meglio, insomma. Ora, praticamente questa frase di sopra la fate identica qui, quindi mettendo 3 cerchiato, 4 e così, oppure la fate col secondo dito, 3 e salite poi di una posizione, dipende da come vi è più comodo, non esiste diciamo una diteggiatura perfetta, dipende da come siamo abituati noi, dalle nostre abitudini di diteggiatura. Quindi sicuramente utilizzando come sopra è più semplice, in modo che qualcosa non cambia nulla, è la ripetizione della stessa cosa di sopra. Quindi facciamo in questo modo uguale a sopra, che è la cosa più semplice da memorizzare, soprattutto in una lezione così online. Quindi sopra parto insomma tutta la seconda parte. Ora
ripete la stessa cosa, però ci sono spostamento, vi dico quando. Ora, quinta posizione e fa 2-3-2, due cerchiato, 3-2. Ora, come sopra, sono nella posizione quinta. Ora, se vogliamo semplificare le cose, uguale a sopra, quindi salire in quarta posizione e fare invece di fare questo. Cioè, cambiano solo le diteggiature, sono gli stessi tasti, solo che le suoniamo con ad aprire 2 cerchiato, 3, vado in quarta posizione, e poi 3, 2 cerchiato, 4, 3. Facciamo direttamente come è scritto sopra. Quindi sarà ultime due note del primo rigo. Quinta posizione. Fatelo anche fermandovi magari quando aprite. Una volta che avete memorizzate sarà semplice farlo col 3 col 2. Quindi di nuovo così. Quinta posizione, 2 cerchiato, 3 2. Come sopra. Ora proprio uguale a sopra, quindi in quinta posizione. In quarta posizione, scusate. Uguale a sopra, quindi valutate voi se è una diteggiatura o l'altra, a me è semplice, molto semplice. Questi due righi vanno ripetuti due volte e quindi sarà così. Faccio ascoltare tutta questa queste due righe. Apro, ripeto uguale col cambio dopo. Qua cambia, quinta posizione. Come sopra, solo in quinta posizione. Ho copiato i due, diciamo, il frammento di sopra. Uguale. Ho solo nella partitura che troverete, ho messo il duo cerchiato, 3, salgo di una posizione, duo cerchiato in quarta posizione, poi 3, duo cerchiato, 4, 3, chiudo, è la stessa cosa. Solo che per chi incontra difficoltà la fa uguale a sopra. Cambia solo le diteggiature. Il tutto va ripetuto nuovamente. Chiaro? Vedete voi quali trovate meglio, insomma, se col 3 col 2 cerchiato. Va bene così. Allora, arrivati qua, io nella registrazione ho fatto direttamente la parte maggiore, ma potreste fare anche inserire la prima parte che fate la prima parte e poi andate in maggiore, scegliete voi come farla. Alcune partiture mettono, diciamo, questa prima parte inserita nuovamente e poi vanno in maggiore. Io l'ho fatta come scritta praticamente, dopo queste note che ho fatto ora vado direttamente in maggiore, però sarebbe pure carino fare la prima parte, quindi faccio questo. Ripeto questo, poi vado da capo. Faccio questa prima parte. Quindi, e poi vado al maggiore, premo maggiore. Questa è un'opzione per chi ha difficoltà e la fa come scritta. Quindi, come facciamo a cambiare? Anche un altro problema è il cambio. Quindi, questo dovete abituarvi. Attenzione, è difficilissimo. Ascoltate, dopo che ho fatto quelle tre note, ecco, passiamo qui, vedete? Faccio rosso questo un attimino, così è importante capire anche lo spostamento. Allora, dopo che ho fatto queste tre note, ta 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 ta, non faccio più questa frase, ma vado qui, pam, per andare in maggiore. Dovrò premere il secondo dito, questo qua, schiacciare il tasto maggiore e andare avanti. Però, per chi ha difficoltà a capirlo così, faccio capire praticamente. Dopo che ho fatto questi due righi di prima, le ho ripetute nuovamente, finirò con questo. Farò questo maggiore e vado avanti. Capito? Quindi fatevi questo esercizio. Se siamo in minore, questo potete collegare un po' proprio dalla battuta prima, che era così, in minore. Chiaro? Lo faccio più rallentatore. Quindi sto collegando da qui. Faccio queste note, non faccio questo e vado avanti. Chiaro? Lo faccio lento. Quindi con i bassi in minore, ah, in minore ovviamente, metto i bassi sempre in minore a chiudere, in questo frangente stacco il 3, vado in maggiore e vado avanti,
E cambi bassi in maggiore pure, quindi dipende poi dall'ornetto che avete, se insomma, noi se andiamo, andate in maggiore, poi si capirà il resto. Insomma, ripeto di nuovo questa frase. Stop, cambio. Fate solo questo cambio, del maggiore e del minore, un'ora, perché è importante. Fatelo lentissimo, che è difficile, eh? Quindi... Chiaro? Quindi 3-2 cerchiato, andando avanti, insomma, c'è il 3-2 cerchiato. In quinta posizione qui, sì. Posizione numero 5, qua mettete posizione 5, sì. P5, ecco qua. L'ho segnato perché non è uscito scritto nella partitura, però probabilmente, vabbè, fa una correzione che farò e ci troviamo. Quindi ripetiamo questo passaggio dal maggiore al min dal minore al maggiore. Quindi, chiaro? Il passaggio, fate un'oretta questo, di nuovo questo. Al rallentatore metto bassi e il terzo dito subito, lo faccio staccato, non lo metto così. Potrei fare anche questo, però si sente il cambio, notate, sentite? Invece faccio... E vado avanti ovviamente, ripeto di nuovo questo, sono in minore. Chiaro? Fate solo questo esercizio, il cambio, però ora andiamo avanti con la parte maggiore, siamo in quinta posizione e andiamo a chiudere 3, 2 cerchiato, poi due volte il 4, quindi facciamo 5-10 minuti questo, il 3, 2 cerchiato, poi due volte il 4. Mettete in pausa e fatelo e aggiungiamo a questo 4, 3, 4, 4, 3 cerchiato, 4. Quindi 3, 2 cerchiato, 4, 4, poi 4, 3 cerchiato, 4. Faccio vedere, mettete in pausa e fatelo tante volte. Ecco qua, dove c'è scritto maggiore andando avanti. 3, 2 cerchiato, 4, 4, 4, 3 cerchiato, 4. Fate una mezz'oretta questo, mettete in pausa e fatelo. Sarà questo. Benissimo, se avete messo in pausa l'avete fatto, uscirà così, quindi. Ora andate in sesta posizione ad aprire, suonate 2 cerchiato 3. Quindi leghiamo la frase di prima a questo. 2 cerchiato 3 aprire. Legato questo 2 3 barintara. Quindi la frase che stiamo ripetendo è questa che ho messo una lineetta sopra, questa, ripetete, ripetetela 1000 volte. Così, chiaro? Bene. Quindi questa parte è così a chiudere, in maggiore, due cerchiato, tre. Avrete imparato perché l'avete ripetuto tantissime volte, così. Chiaro ancora? Ancora questo? Benissimo, ripetuto tantissime volte fin quando l'avete memorizzata. Andando avanti con la prossima frase, è questa, ad aprire 3-2 cerchiato, o due volte il 4. Praticamente la stessa cosa che ho fatto a chiudere era questo. Ad aprire la stessa cosa, solo, cambia solo l'inversione del mandice, stesso movimento delle dita, solo che chiude col 3. Quindi, di nuovo, a chiudere era questo. Ora vado in quinta posizione, praticamente la stessa cosa che facevo prima a chiudere, solo eseguirò ad aprire. Non faccio le ultime due note, suono solo il 3 a chiudere, quindi faccio questo. Ancora questo. Ancora questo. Ancora questo. Fatelo per 10 minuti, un quarto d'ora, tanto è semplice perché è uguale a prima, e poi li co collego tutto con la prima frase alla seconda frase. E sarà così. La ripetizione della stessa cosa da aprire, tranne il 3 finale. Ripeto di nuovo questo.
ancora questo. Ancora di nuovo questo, un po' più lento però. Ad aprire ora, stesso movimento di dita, solo ad aprire. Di nuovo. Benissimo, ripeto sempre questo perché andando avanti sarà di nuovo la ripetizione della stessa cosa. Quindi questo, queste, diciamo, questa frase, la prima e seconda frase saranno ripetute due volte, sarà così alla fine. Di nuovo. L'altro problema di sopra, quindi di passare subito in minore, non appena che ho fatto questo. Quindi qua studierete questo, siamo in maggiore, finisco con andate in minore, quindi fate questo. Vi studiate questo, praticamente dal 4 ad aprire. 4, 4, 4, tricipiato 4, il 3 su, in, premo il 3 e faccio, metto il minore, quindi premo il 3 e metto il minore e poi vado avanti. Vabbè, faccio un, sì, forse è meglio fare questo. Ecco qua, ho messo una lineetta per capirci. Premo il 3, metto il minore e poi vado avanti, come se fosse anche la impartitura. Quindi così, faccio dal 4 ad aprire. Qua sono in maggiore, quindi in maggiore, benissimo. E vado avanti con... questo va ripetuto veramente tantissime volte. E vado avanti. Questo momento deve essere veloce, quindi... poi vado in sesta posizione qui, metto P6. Sì, ecco qua, però evidenzio in rosso il P6 qua. Chiaro? Quindi metto, vado in minore e vado in posizione numero 6. E di nuovo questo, metto in maggiore, perché era in maggiore. Chiaro? Sì, qua è come la prima parte. Sì, come la prima parte, sì. Cambia solo questa aggiunta di note, sì, quindi, come l'inizio, ta 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 ta. Sentite, abbiamo solo questo nuovo, 3, 2 cerchiato, poi in sesta posizione, 2 cerchiato, 4, ad aprire, 2 cerchiato, 4, 2 cerchiato, 3, 2 cerchiato in quinta posizione, poi il 3, e questo. Quante volte abbiamo ripetuto questo? Miliardi di volte, in altri brani. Due cerchiato, 4, 2 cerchiato, 3, quinta posizione, 2 cerchiato, 3 e 2 chiudi. Chiaro? Quindi vado dove ci sta il passaggio che eravamo in maggiore. Quindi questo, soprattutto il passaggio del minore è difficile, quindi vado in maggiore di nuovo, quindi lo faccio lento, stop, cambio subito, vado in minore, chiaro? Quindi ripeto di nuovo questo, in maggiore solo. Tutta, vabbè, il finale, sì, il finale, quindi la parte dopo che l'ho ripetuta tante volte, è come l'inizio, cambia niente, quindi con gli stop bassi, ripete la stessa cosa ora, attenzione qui, ad aprire, fa 2, cerchiato, 4, 2 volte 2 cerchiato, quindi ripeterò. Senza bassi 2 cerchiato 4. Però come esercizio posso mettere i bassi.
faccio per 10 minuti questo, due cerchiato, 4, due cerchiato, sono in sesta posizione, ad aprire, fatelo per 10 minuti e poi andando avanti mi sarà, ripeto e vado avanti, vado in settima posizione che è l'ultima, è questo, tre cerchiato, 5. Ripetete solo queste tre note, queste qua, 3 cerchiato, 5, il 3 a chiudere. Ancora, mettendo lo stop a chiudere tutti e due bassi, quindi 3 cerchiato, 5, il 3 a chiudere tutti e due bassi, quindi... Ancora questo, 3 cerchiato, in settima posizione, 3 cerchiato, 5, il 3 a chiudere. Fatelo per, diciamo, una mezz'oretta. Metto in pausa e voi lo fate. Bene, l'avete fatto, esce così. Ora lo colleghiamo alla, diciamo, al blocco di prima, che era in sesta posizione, che era... Blocco di prima, settima posizione, quindi siamo, scusate, chiaro, quindi lo faccio solo con la mano destra, posso fare questo, vedete, mentre suono, allargo di un tasto, conviene fare questo, per non sbagliare tasto, quindi... Due cerchiato, 4, due cerchiato, quindi mentre suono due volte due cerchiato, vedete? Già ho allargato, cioè già preparo il terzo cerchiato nella settima posizione. Chiaro, farò una mezz'ora di questo. Chiaro? Ripetetelo tanto, questo così. Mentre suonate due volte due cerchiato, già ho preparato il tre cerchiato più sotto. Questo è un'oretta. Poi vado in quinta posizione, 1, 2, 3, 4, 5, vi ricordate, ad aprire 4 cerchiato, 3 e 2 insieme, e a chiudere questo. Chiaro? Benissimo. Bene, per questa lezione va bene così, quindi fatela a pezzi. Questa lezione, insomma, può essere suddivisa in più giorni, quindi deve essere suddivisa in più giorni in modo che apprendete bene tutta questa seconda melodia. Beh, se incontrate qualche difficoltà, scrivetelo nei commenti. Vi invito prima a farla benissimo con la mano destra, a memorizzarla bene. I bassi sono l'ultima cosa, magari metteteli tra un mese, due mesi, quando, diciamo, avete assimilato e memorizzato perfettamente la mano destra. Va bene? Un saluto a tutti da Mario Carbone e alla prossima lezione. Ciao a tutti.